Ciao Mista, buon pomeriggio. È questa la partita dove senti magari più pressione, visto che mai come domani il tuo Verona è obbligato a vincere? Le pressioni sono sempre, fa parte del nostro mondo, non è solamente questa la pressione che hai su un campo, ma è anche la convinzione di avere un gruppo di giocatori che farà di tutto e di più per poter portare a casa la partita. La grande fiducia che ho nei miei giocatori è intatta, non è cambiata per niente, e sono convinto che loro faranno il loro dovere fino in fondo, anche domani. Specie dopo il gol in extremis di Pisona-Firenze, immagino. A me mancava di fare gol anche prima, mi sembra, a Firenze, ma non è questa la partita. Firenze ha dimostrato che siamo una squadra compatta, che lotta bene, che anche se cambi il modello probabilmente la rende ancora, quindi attenta a quello che deve fare e tutti si esprimono al massimo delle possibilità. Io dico che sabato, domenica scorsa, la Fiorentina ha detto che non ha giocato bene, per quello ha potuto portare via un punto, ma mi sembra invece che sia un po' l'inverso. Verona ha fatto un'ottima gara, portato via un punto meritato e tra parentesi forse anche troppo stretto. Ecco, un punto, grazie al gol di Pisano, che insomma dire difensore ormai fa un po' sorridere, visto che è il miglior realizzatore della Serie A, appunto, tra i difensori, quattro gol. Ecco, visto che il tuo Verona non segnava da due partite, come ti spieghi appunto questa problematica in zona gol, nonostante a Firenze appunto si sia sbloccata appunto la squadra, però nelle due partite precedenti appunto si era avuto Sì, difficoltà. prima abbiamo fatto delle partite su lacci piazzati, prima abbiamo dato dei ruoli importanti su azioni, ma dipende dal momento anche, no? Non è che poi in Serie A produrre 50 pari gol per partita, le produci magari un buon portiere te le tira fuori, o magari tante volte lo sbaglio, tante volte c'è, o magari l'ultimo passaggio magari è diverso da quello che potrebbe essere finalizzante, importante, quindi direi che fa parte del gioco, ma la squadra non ha mai disdegnato di poter creare azioni da gol, poi magari ha sbagliato l'ultimo passaggio, non ti importa. Io penso che la squadra abbia prodotto tutte le domeniche la sua quantità, forse, lo so, probabilmente forse a Udine meno magari le altre partite, così come visione mia da palco, per resto la squadra ha prodotto sempre grandi situazioni da gol, certe volte con mezzo tiro magari fai il gol, certe volte magari ci vogliono 10 per non farlo, direi che l'importante è creare qualcosa di importante e dare possibilità ai nostri attaccanti, chiunque essi siano, di avere la possibilità di avere una palla importante da poter buttare dentro. Pisano ha recuperato influenza. Sì, ma ho avuto un po' di una mezza influenza, solo ci vediamo, adesso devo ancora vederli, vediamo arrivare al pomeriggio e poi diamo le provocazioni. Mentre diceva prima ai colleghi che per Moras appunto dovrà valutare la rifinitura, visto che è da 10 giorni che Sì, 10 fermo. giorni che la fermo, quindi vediamo un po' come sarà, come ne parleremo, vedremo un po' se domani sarà la partita. Ieri è stato compleanno di Gollini, immagino l'avrete anche festeggiato. Le chiedo, mister, insomma, questo giovane classe 95 si sta sempre più confermato in Serie A, qual è il suo giudizio in merito al buon Ma Pierluigi? sta facendo bene, era il primo anno di titolarità in Serie A, sta bene grazie ai propri compagni che ti aiutano sicuramente ad essere sempre attento. E deve far tesoro di questa annata, da un punto di vista, perché non è chiaramente un punto d'arrivo, è un punto di partenza importante. Tante volte arrivare è facile, mantenere poi è molto più complicato. Io spero che lui faccia tesoro di questa annata e che la porti a termine con risultati importanti per noi. E che in futuro prenda atto di questo e continui a lavorare bene e a migliorare come sta facendo adesso. E Fares invece, insomma, a Firenze lei l'ha confermato come terzino e Sì, immagino ma che perché continuerà su questa strada. una scivolata non deve far cambiare idea sul Giusto, giocatore. Cioè, siamo assolutamente. proprio paradosso, se io do al giocatore 4 perché scivola, direi che non è che un 4 bene è un discorso tattico. Beh, Deve insomma, avere mister, ha fatto un errore Sì, abbastanza ma ne faccio tanti, ma grossolano. ne No, faccio ma tanti, è un 96, ci mancherebbe che non sbaglia un ma l'errore giovane, è eh? scivolare, Certo. è un errore di concetto. Se io faccio un errore di passaggio, ma Certo. poi ho fatto un errore di movimento, campo e poi si scivola, Però se dopo poi spiani la sbaglio. strada all'avversario. Sì, abbiamo fatto un errore, ma Sì, il no, ma. giudizio dell'allenatore è un giudizio molto più globale, Giustamente, sono ci mancherebbe, meno risultati, male che ce l'hai, infatti, risultati, perché sennò. altrimenti credo Invece, sia. chiusa parentesi di Momo, finalmente dopo 2 mesi tornerà a convocare Federico Viviani. Sì, sta bene, mi fa dire una parte che era 15 giorni e 20 che Sì, saremo con con voi, la nostra certo. squadra, quindi sta bene, quindi pensavamo che fosse invece lui ha recuperato molto bene e devo dire che sta in ottime condizioni. Ultima, secondo me domani lei giocherà con una punta più facilmente con Toni. Non si sa, secondo te? No, infatti, secondo me. Sì, no, non si sa, perché domenica tutti pensavano a due, invece era uno allo stesso, Infatti. quindi
La notte porta consiglio, ma con la notte del tempo del pensare abbiamo provato delle situazioni che avevamo già inquadrato e poi altre che vedremo se inquadrare meglio. Dipende dal giocatore oggi, dipende da quello che posso vedere domani, dipende dai cambi che avrà in corso durante la partita. Quelli devono essere messi sul piatto della bilancia, non è che tu puoi fare senza avere cambi adatti a cambiare il modello, per esempio, durante la partita, e avere soluzioni diverse durante la partita, quindi tu devi essere tutti quanti belli pimpanti, belli tosti domani per avere la squadra, diciamo, compatta per più di 100 minuti.